Ottimizza le tue foto per Instagram con GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come ottimizzare le vostre foto per la pubblicazione su Instagram. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma GIMP, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, mi sono imbattuto in un video abbastanza virale nel quale alcuni ragazzi facevano vedere come impostare una foto, come modificarla per renderla veramente ottima ai fini di pubblicarla su Instagram fatta con Photoshop. Al che mi sono detto, ma perché non facciamo una guida simile anche per il nostro meraviglioso GIMP? Noi ovviamente non siamo da meno, quindi vogliamo essere al pari di Photoshop. Quindi ho pensato di fare questa guida passo passo, quindi se volete pubblicare, migliorare le vostre foto per pubblicarle sul vostro social preferito Instagram, guardate questa guida passo passo in maniera gratuita, sicuramente migliorerete sensibilmente le vostre foto. Allora, ho scaricato questa foto da Pixabay, è una foto come vedete di 2544x1500. La prima cosa da fare è di verificare che siamo che abbiamo le impostazioni giuste per essere postate sui social, su Instagram. Quali sono queste impostazioni? Oltre ovviamente ad essere un JPEG, e dopo poi esporteremo in JPEG, deve avere due caratteristiche. Deve essere in spazio colore sRGB, quindi l'sRGB è uno spazio colore che differisce dall'RGB perché è una sorta di formato più compresso, cioè copre la gamma, un 70%, 70-72% della gamma colori dello spazio colore RGB. Quindi è un formato meno, diciamo, di qualità, però ovviamente più snello, ok? Quindi più adatto per i social. E infatti qui lo vedete, è già in sRGB, lo vedete qui in alto dove vedete la risoluzione, vedete sRGB. Potreste anche andare in immagine, gestione del colore, assegna un profilo colore, vedete che profilo colore corrente, GIMP built-in sRGB. Quindi siamo già in sRGB, molto bene. La seconda cosa è vedere che siamo in, verificare che siamo in 8 bit, sempre per lo stesso identico motivo di prima, quindi perché ovviamente l'8 bit è un formato più compresso, quindi più snello, più gestibile dalla piattaforma social che hanno miliardi di, devono gestire miliardi di informazioni al secondo, ok? E andate su immagine precisione 8 bit, altrimenti vedete se fosse 16 o 12 potreste convertirla in 8. Ok, cliccando qua. Quindi bene, siamo già in sRGB, siamo già in 8 bit, molto bene. Non ci rimane che ovviamente inserirla in una dimensione giusta, ok? Ci sono delle dimensioni prestabilite per quanto riguarda i social, per quanto riguarda Instagram. Le dimensioni fondamentali sono o il quadrato, quindi un aspect ratio di 1 a 1, calcolate sempre che la larghezza massima è quella più adatta per quanto riguarda la larghezza, di 1080 pixel, ok? Quindi se fate l'aspect ratio, quindi una foto quadrata, sarà 1080x1080. Se fate invece quelle foto verticali, il portrait, ovviamente l'altezza sarà un po' più grande e l'altezza, diciamo, consigliata è di 1350 pixel, quindi sarà 1080x1350 con un aspect ratio di 4 quinti, ok? Quindi se fate 5 diviso 4 è 1,25, quindi l'altezza sarà 1,25 volte superiore alla larghezza, ok? Se non vi è chiaro ragazzi, tornate indietro e ascoltate di nuovo queste impostazioni che sono ovviamente fondamentali. Quindi questa immagine noi abbiamo visto che è di 2544x1500, quindi ovviamente non va bene, ok? Verrebbe tagliata in malo modo e quindi dobbiamo andare ovviamente a ridimensionare. Come facciamo? Utilizziamo il nostro strumento di ritaglio Crop Image, vedete? Clicchiamo e iniziamo qui a, vedete che appaiono appare la griglia di ritaglio, e vedete con l'anteprima del ritaglio, noi ovviamente dobbiamo andare a dargli la dimensione giusta, e lo vedete qui, dimensione, quindi abbiamo detto 1350, qui ho scritto troppo, 1350, di altezza. Allora ragazzi, attenzione, perché se voi andate all'inizio in alto della foto, ok, a quando iniziate a fare crop image, perché lui se voi gli dite ok fammi l'altezza di 1350 ma voi iniziate da qui e lui sotto non troverà spazio per i 1350, vi taglierà la foto, quindi in realtà non la farete alta 1350, ok? Quindi assicuratevi di iniziare il taglio dall'alto e chiaramente la foto deve essere più alta di 1350, chiaramente.
e qui mettiamo 1080, ok? Così facciamo il riquadro di ritaglio esattamente della misura giusta. Eccola qui. Questo è il ritaglio giusto, quindi lo possiamo andare a prendere e lo andiamo a posizionare, ok? E quindi andiamo indicativamente qua. Io, ragazzi, non ho fatto una cosa fondamentale, che è questa, cioè di andare a duplicare l'immagine e di andare a togliere la visibilità. Questo perché lo sapete ormai già, l'avete già capito, facciamo sempre delle modifiche non distruttive, ok? E clicchiamo su invio. E voilà, abbiamo la nostra immagine tagliata esattamente in formato portrait verticale. Se vedete qui in alto, sRGB 1080x1350, la foto perfetta per Instagram. Allora, come andare a fare le modifiche per renderla veramente una foto ottima da postare? Allora, prima cosa da tenere presente è che Instagram ha lo sfondo bianco. Avete presente, no? Tutti i bordi dove ci sono le scritte o anche eventualmente lateralmente sopra sotto la foto, e lo sfondo è bianco. Questa è una cosa assolutamente da tenere presente perché dobbiamo andare a fare le modifiche tenendo conto di questo sfondo, ok? Per andare a fare risaltare le cose su quello sfondo lì, ok? Quindi è una cosa da tenere molto presente. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo su immagine, andiamo su superficie immagine, dimensione superficie, e andiamo a dargli qui un 1500, 1500, ok? Come dimensione superficie facciamo centra, ok? Vedete che qui si è centrata la foto, e facciamo ridimensiona. Perché abbiamo creato questo bordo, diciamo, questo bordo bianco? Perché adesso andiamo esattamente a creare un nuovo livello trasparente, lo andiamo a mettere sotto e andiamo a riempirlo di bianco, cioè abbiamo simulato lo sfondo bianco di Instagram, ok? Bene. Ora dobbiamo andare a fare le nostre modifiche tenendo presente di tutti questi fattori, quindi di questo bordo, di questo sfondo bianco. Allora, per far risaltare una foto così, vedete che c'è un primo piano di questa bella ragazza vietnamita, su uno sfondo di un lago, di un fiume, sfumato, un effetto tipo bouquet, ok? Quindi le cose secondo me da fare in questo caso, per ottimizzare una foto di questo genere e che potete comunque riprendere nelle vostre foto, sono diverse. Allora, la prima che mi verrebbe da pensare, che io ho pensato, diciamo, è quella di creare una sorta di piccolo effetto come di rilievo, cioè per evidenziare la nostra immagine ai bordi. Quindi io farei un tasto destro alfa selezione sul livello della ragazza e farei un selezione riduci di un 6 pixel, ok? Questo perché? Perché voglio andare a fare un Ctrl I oppure un seleziona inverti e andare a prendere il nero e andarglielo a inserire. Questo perché? Perché se io faccio adesso seleziona niente, vedete che ho creato questo bordino molto interessante, tipo effetto quadro, vedete, quindi molto carino, effetto cornice, ed è già un piccolo rilievo che è interessante. Allora, fatto questo, voglio andare a dare un po' di nitidezza all'immagine, ma non a tutta l'immagine. Anzi, prima voglio fare un'altra cosa, voglio andare a modificare le alte luci, cioè le luci e la luminosità dell'immagine. Questo perché? Perché essendo su sfondo bianco dobbiamo cercare di far risaltare le alte luci, ok? In modo che risalti, altrimenti risalta lo sfondo e non la foto. Noi invece vogliamo che risalti la foto o alcune parti della foto. Quindi andiamo sul nostro livello woman, il nostro livello ovviamente della ragazza, andiamo su colori, andiamo su curve, andiamo ad aumentare le alte luci. Quindi vedete che ho un po', sto aumentando, vedete, la luminosità, l'effetto luminoso delle alte luci. Ok, chiaramente sempre modifiche leggere, ragazzi, non andate con la mano pesante perché andate a storpiare. Ok, bene, e ora andiamo a creare un nuovo livello, andiamo ad agire, abbiamo agito sulla luminosità, andiamo ad agire sulla nitidezza, quindi doppiamo il livello, andiamo a creare, facciamo un bello zoom, andiamo a creare un effetto nitidezza, quindi filtri, miglioramento, nitidezza maschera di contrasto, vedete che nitidezza ha dato, ma così forse è troppo, andiamo a diminuire un po' il radius e l'ammontare, facciamo un bel divi di vista e andiamo a vedere, vedete come proprio si nitidizza, vedete proprio
in maniera molto precisa. Direi che così può andare, come ammontare, siate sempre leggeri, ok, ma noi vogliamo che venga applicato questo filtro non a tutta l'immagine, ma ad alcuni parti, e cioè al soggetto principale, perché se voi andate a fare un effetto nitidezza sulle parti sfocate, andate a rivelare i pixel, cioè si vedranno i pixel. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a mettere una bella maschera di livello, quindi tasto destro, aggiungi maschera di livello. Ragazzi, io vado ovviamente veloce su alcune parti perché do per scontate alcune cose. Siamo al 160° video indicativamente su Gimp nel mio canale, quindi ovviamente le cose più basilari le do per scontate. Se siete alle prime armi, andatevi a vedere i primi video, quelli più vecchi, nel quale spiego maschere di livello, livelli, eccetera. Se volete imparare Gimp, siete ovviamente nel canale giusto. Allora, maschera di livello, e quindi io voglio andare a rivelare il livello sottostante, che è quello meno nitido, nelle parti in cui voglio che sia meno nitido. Quindi, pennello nero, vado a una dimensione, sì, così può andare, forza e durezza medie, e vado a togliere le parti che non voglio che siano nitide. E qui, se vedete, si colora di nero la maschera di livello. Quindi tutta questa parte sfocata io non voglio che sia nitida, ok? Non voglio fare un effetto di filtro su quelle parti. Vedete che proprio tutto intorno si colora di nero. Molto bene. Ok, perfetto, direi che così ci siamo. Molto molto bene. Vedete che se io vado a vedere la maschera di livello, mostra maschera di livello, vedete qui posso andare ancora ad agire. Quindi vado ad agire qua. Molto molto bene. Ok. L'altra cosa che posso fare, sempre agendo sul mio livello, quindi in questo caso tolgo dalla maschera di livello, ma vado sul mio livello, tanto la maschera è comunque applicata, vado a dare un po' di saturazione, ok? Quindi colori, saturazione. E vado a dare un pelo di saturazione. Ragazzi, attenzione, molto leggero, ma che sia visibile. Facciamo il dividi vista e vediamo la differenza del prima e del dopo. Vedete come si colorano un po' le guance, eccetera. Possiamo dargli anche un po' di più. Andiamo a vedere il prima e il dopo. Sì, lo vedete anche nel vestito. Possiamo aumentare anche un po' di più. Vediamo il prima e il dopo. Sì, vedete proprio come si colora, come se si abbronzasse un po', guardate. Ok, direi che così può andare. E ragazzi, noi adesso io vado ad aprire di nuovo la nostra foto iniziale. Siamo andati ad agire con i colori, ok, per aumentare gli alti toni, per aumentare un pelo luminosità negli alti toni. Abbiamo creato un nuovo livello e abbiamo applicato un filtro di nitidezza, quindi nitidezza maschera di contrasto, e abbiamo creato una maschera di livello per andare ad applicare questo filtro solamente al soggetto principale, cioè alla ragazza. E poi, sempre su questo livello, con la maschera applicata, abbiamo creato un effetto saturazione. Sempre, ragazzi, modifiche molto tenui, ok? Quindi molto moderate. Questi sono i passaggi, ragazzi, per andare a creare la vostra foto ottimizzata per Instagram. Noi siamo passati, ragazzi, da questo tipo di foto qua, ok, a questo tipo di foto qua. Quindi vedete, completamente diversa, ottimizzata per Instagram. Ragazzi, l'ultima cosa che ci rimane da fare è la corretta esportazione di questa immagine. Ovviamente non va bene così perché dobbiamo andare a togliere questo sfondo bianco, che altrimenti farebbe dimensione, farebbe superficie, quindi lui ce l'adatterebbe. Quindi andiamo a togliere la visibilità del livello bianco. Andiamo a fare un tasto destro nuovo dal visibile, un livello unico che comprende tutti i livelli sottostanti, ovviamente, e andiamo a ridimensionare di nuovo l'immagine alla grandezza dell'immagine della nostra ragazza, diciamo del nostro riquadro. Quindi andiamo su immagine e andiamo su ritaglia al contenuto. Vedete che ci ha tolto questa parte intorno, e vedete qui 1080x1350, quindi siamo di nuovo tornati alla perfetta dimensione del portrait di Instagram. Quindi, ragazzi, non ci resta che esportare con CTRL, MAIUSCOLE e D
Date il nome che volete, .jpg con qualità al 100%. Potete direttamente quindi postarla su Instagram sapendo già che Instagram farà le minori modifiche possibile alla vostra foto, sia di luminosità, sia di dimensione, sia di colore. Questo perché è già perfettamente ottimizzata per la vostra piattaforma. Quindi ragazzi, guida passo passo per ottimizzare le vostre foto da postare su Instagram. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi possa essere stato d'aiuto. Venite a trovare sul mio profilo Instagram, vero_academy, e datemi delle nuove idee per nuovi video come già state facendo, vi ringrazio. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.